Partecipazione e consenso per la giornata dedicata ai bambini e alla cardioprotezione, organizzata dall'Associazione La Panchina. La giornata per la vita e per Vito, che si è svolta a Borgo San Cesareo di Albanella, è stata un successo. L'intero ricavato verrà utilizzato per cardioproteggere i comuni di Torchiara e Orria, con l'installazione del DAE, defibrillatore automatico, oltre alla sostituzione delle batterie per quello di Altavilla Sirientina. A chiusura della giornata, il concerto dei Sant'Arsieri Band. Il nostro obiettivo è appunto quello di rendere piena di vita, di entusiasmo, una giornata che appunto nasce da una tragedia, ma che non vuole essere appunto una commemorazione di chi non c'è più. Vito non c'è più, ma io lo rivedo in tutti i bambini che oggi, come in tutte le edizioni della Giornata per la Vita, sono qui. Il nostro obiettivo appunto non è circoscritto semplicemente al territorio comunale. D'altra parte siamo un'associazione di volontariato e la nostra missione, che è appunto la cardioprotezione, impone che ci sia ovunque la presenza di un defibrillatore, non soltanto laddove noi abitiamo. Purtroppo l'arresto cardiaco, ecco, può colpire una persona ovunque, non soltanto a casa propria. Ed è questo il messaggio che diamo anche a tante persone che a volte sono abbastanza scettiche, però noi andiamo avanti, ecco. Noi facciamo capire, tentiamo di far capire alle persone che noi non abbiamo una connotazione territoriale, noi andiamo oltre. Abbiamo fatto anche un protocollo d'intesa con il Parco del Cilento, lì di cardioprotetti, per cui il nostro obiettivo è appunto quello di rendere tutto il Cilento, ma anche oltre, tutto il territorio provinciale, fino a quando appunto non avremo raggiunto il nostro obiettivo di avere ovunque dei defibrillatori, diciamo non ci fermeremo. Non solo i defibrillatori, ma anche preparare la gente che sta intorno a questi defibrillatori sia a fare un pronto intervento, sia a usare il defibrillatore nel migliore dei modi, perché questo dobbiamo capire che bisogna essere pronti immediatamente. Anche pochi minuti possono significare la differenza tra la vita e la morte di una persona. E quindi chi c'è vicino deve essere pronto. E quindi più persone sono pronte, più è facile che riusciamo ad aiutare le persone, come sta succedendo, dobbiamo dire. Abbiamo da un po' di tempo, un mesetto circa, un sito internet che è www.associazionelapanchina.it, dove ci sono tutti i nostri riferimenti, le coordinate bancarie, qualora qualcuno che appunto è lontano non ha la possibilità di venirci ad aiutare da vicino, può donare, darci un contributo. Poi abbiamo una pagina Facebook sempre attiva, che la si può cercare digitando Associazione La Panchina trattino Giornata per la Vita e per Vito, dove cerchiamo di aggiornare ogni giorno qualsiasi attività che facciamo, qualsiasi progresso nei nostri progetti, nella nostra mission di cardioprotezione. Sarti che pagano il mio pranzo, non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande, ma quando ho fame di mercato.